366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 21 agosto, la verità soprattutto. C'era una volta la Persia, il paese delle mille e una notte, dei turbanti e dei tappeti volanti, dei grandi tesori e dei grandi ladroni, ed è la fortuna nascosta in una lampada magica. Se nella Persia di 2000 anni fa sei un bambino, la prima cosa che ti viene insegnata è che bisogna sempre dire la verità. Impari anche che Dio è nel cuore di ciascuno. Per questo non ci sono immagini sacre, né templi, ma solo altari dove brucia il fuoco, un simbolo di Dio. E una volta o l'altra, tuo padre ti porta a vedere il libro stampato sulla parete di una montagna, a forza di scalpello. C'è scritta la storia della tua gente in caratteri cuneiformi, la più antica scrittura del mondo, per volere di Dario il Grande, terzo re di Persia. Sulla montagna c'è una sola pagina lunga 20 metri, con tanto di figura, un bassorilievo dove è scolpito il re, col suo seguito. Re Dario sapeva che le città possono essere distrutte, i palazzi possono crollare, le tavolette d'argilla nelle biblioteche, i libri del tempo in cui la carta non c'era, possono essere frantumate. Così ha affidato alla pietra il suo messaggio e ha fatto distruggere tutti i sentieri che salgono sulla montagna, che è rimasta isolata e inaccessibile. Poi la gente ha dimenticato quella scrittura, finché un giorno, 100 anni fa, è arrivato un inglese, archeologo e rocciatore, Henry Rawlinson. Si è arrampicato e ha cominciato a trascrivere quelle parole. Oggi tutti possono conoscere la storia di Ciro che conquistò il mondo per portare a tutti la pace di Persia e la storia di Dario che fece innalzare una splendida reggia a Persepoli. Ma questa è un'altra storia, anzi sono due. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.